I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really. Torniamo di nuovo qui, in questa cava che circa 3-4 mesi fa ci ha offerto una sessione bellissima, ma con un ambiente totalmente diverso. Ci troviamo alla metà di dicembre, comincia a fare anche abbastanza fresco, le temperature sono scese e questo sicuramente ci darà filo da torcere per la nostra sessione di pesca di un paio di giorni. La nostra strategia non è molto differente da quella che abbiamo utilizzato quest'estate. Caleremo le nostre lenze sempre con la barca, ma pastureremo sicuramente molto meno di 3-4 mesi fa, cercando così di insidiare qualche carpa di buona taglia. Inneschi di diverso tipo, inneschi speziati, inneschi fruttati, diciamo variamo il più possibile il nostro target di esche per cercare alla fine quella che funzionerà di più. In precedenza da Luca, avevo posizionato la mia canna a ridosso del canneto, innescando una doppia boilless di diametro 18, composte con una base semplice di cereali, idrolizzato di grill, aromatizzato tutto al bergamotto, e per ora sembra che ha dato buoni risultati. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in my. Cambio di luce che ha portato nuovamente ad una cattura, sempre Ivan, sempre con la stessa canna marginale, e sì, vi posso dire che veramente questa sessione è iniziata nel migliore dei modi. Sì, una partenza veramente, veramente strana, ma c'è qualcosa. Eccolo, sì. Sono passate circa un paio d'ore dal calare totale del sole e l'attività del pesce, come avete potuto vedere, è veramente frenetica. Una partenza dopo l'altra, una Ivan e una io. Veramente, veramente bella. Adesso la liberiamo. We'll be right back.
giorno di pesca. Purtroppo la notte non è stata amica. Ci sono state un paio di vippate, un paio di catture e nulla di più. Ecco, adesso riandiamo di nuovo a posizionare le canne e speriamo che il secondo giorno esca un bellissimo pesce come quello che Ivan ha fatto ieri. Della giornata, vediamo di cosa si tratta. Bellissima regina in salute e adesso gli diamo la libertà.